Eccomi qui amici miei, sono ancora con voi, anche ormai se abbiamo superato diciamo la triste storia di Mafia Capitale, sono ancora con voi per chiarire ancora alcune cose che qualcuno è sordo e cerca ancora di non capire. Ancora si accosta la nostra storia, quella chiamata Mafia Capitale, che non è più mafia, alle macerie lasciate a Roma. La famosa scusa della nostra Virginia Raggi, il nostro sindaco, è una fandomia, amici miei, è una vera fandomia, perché noi non abbiamo lasciato macerie a Roma, forse vecchie amministrazioni, compresa l'attuale, perché l'attuale pure non è che è delle migliori, ma la nostra storia comincia nel 2012, fine 2012, finisce agosto 2014, dura 2 anni, ha inciso nel bilancio comunale di Roma lo 0,08%. Per chi non è informato, noi lavoravamo e partecipavamo a gare, per lo più per l'80%, a gare riservate alle cooperative sociali, in funzione della delibera 10 del comune, che fece il comune di Roma, che destinò il 5% del suo fatturato, del suo bilancio, alle cooperative sociali. Dopodiché noi partecipavamo a quelle gare e partecipavamo perché a monte la Lega delle cooperative, la Confe cooperative, la GC, l'Unicoop, non mi ricordo che, trattava per noi, cercava di ottenere il più possibile di appalti per le cooperative sociali. Dopodiché il comune aveva fatto una graduatoria alle cooperative sociali, che dovevi iscriverti, e quelle cooperative partecipavano a gara. Quando uscivano le gare, che uscivano in lotti, 8-10 lotti, i lotti venivano suddivisi, parte alla Lega delle Cooperative, parte alla Confe, quelli aderenti alla Lega delle Cooperative, gli aderenti alla Confe Cooperative, gli aderenti a GC e Unicoop. Così funzionava. Buzzi l'ha spiegato. Diceva: allora facevate cartello? Sì, si faceva cartello, questa era la cooperazione, perché si tentava di far lavorare tutte le cooperative. Se Buzzi vinceva un appalto o due, non è che erano tutte di Buzzi. Buzzi in qualche maniera faceva lavorare anche quelle cooperative che non avevano i requisiti per partecipare alle gare. Questo è il mondo della cooperazione, ci si aiutava fra di noi. Era reato? La procura ha detto di sì. Forse noi lo sapevamo, non lo sapevamo, ma questo era il sistema e questo noi facevamo. Dividevamo ma fra di noi, in gare riservate a cooperative sociali, quindi non contro tutti gli altri. Chiara questa cosa? È ben precisa? Poi facevamo quel tipo di reato? E sarà stato un reato? No, non lo sapevamo, ma per questo abbiamo pagato. Io ho fatto 3 anni di galera per queste situazioni. È vero che li ho fatti per la mafia e non per questo, però se avessi sbagliato li ho fatti i miei 3 anni, quindi vale la finita ancora di giocare con sto giochetto, no? È ancora con questa scusa della storia, della nostra storia, per l'incompetenza e il non sapere risolvere i problemi di Roma, e la volete accollare all'altri, state buoni per piacere, su. Ancora poi vi rivendete la famosa frase di Buzzi: con gli immigrati si guadagna più che con la droga. Era una stronzata detta da Buzzi, tant'è vero che il ministero e la regione e il comune lo sapevano, perché siccome quella frase è andata su tutti i rotocalchi, sulle tv, sui giornali, e non è che questi sono intervenuti e hanno abbassato i costi, no, non hanno abbassato proprio un per niente. Ma non l'hanno abbassato perché si sono resi conto che Buzzi aveva detto una stronzata, in quanto se avessero abbassato i prezzi nessuno avrebbe fatto più il servizio, capite? Allora, cominciamo a dare la giusta dose alle parole. Quella era una emerita stronzata detta alla sua amica, chiaro? Perché l'aveva stuzzicato. Questo è. Allora, non giocate più su queste situazioni, no?
perché poi guardate che a giocare sulla pelle delle persone, poi te si risorge contro, poi se ti capita a te, allora uno non dovrebbe avere pietà. Su, per favore, la mafia non c'è, la Cassazione l'ha stabilito, e non è che la Cassazione l'ha stabilito così, la Cassazione non ha fatto altro che leggere le due sentenze, quella di primo grado con 240 udienze e 600 testimoni, e poi ha letto quella dell'appello con manco 30 udienze senza testimoni, perché noi avevamo chiesto di far intervenire i testimoni anche lì, ma non hanno voluto. Quindi la Cassazione ha letto le due sentenze, non ha potuto che dare ovviamente ragione a quella del primo grado, perché quella aveva fatto il processo vero, capite? Aveva capito che non c'era la mafia, ma figurati, tutto qua. Allora, per favore, fatta finita. Ciao amici miei, con voi non ce l'ho, ci mancherebbe. Un bacione a tutti.